quando necessario, perché c'è bisogno di critica costruttiva, c'è bisogno di seminare il dubbio, c'è bisogno di tornare a pensare in questo paese, di staccare la testa dalla televisione e di scendere in strada e di portare quelle idee al dibattito. Beh, io penso proprio che Anguillara comincerà a vedere il panorama che davvero merita. Dacci la possibilità di andare al governo. Dite no al partito unico che adesso magari verrà a raccontarvi di non volere più devastare questo territorio, di voler valorizzare il turismo, di avere un programma verde, ma di sostenerlo invece con i verdini. Non si può fare un programma verde se lì sta i verdini, è impossibile, è una presa in giro. Dite a questo partito unico che i tempi sono cambiati e che la gente è matura per riprendersi la gestione delle proprie e delle nostre istituzioni, perché questo comune, come tutto il resto d'Italia, non sono cosa loro, sono casa nostra, la nostra casa, e noi ce la riprendiamo. Aiutateci a mandare Sabrina il comune, aiutateci per i prossimi 5 anni, aiutateci a tornare a sorridere, ad alzare la testa e a ricordarci che siamo fieri e orgogliosi di essere italiani. Grazie. Grazie Fabio Massimo. E adesso iniziamo la carrellata dei nostri candidati che vogliono proporsi a voi, innanzitutto per ringraziarvi, e sentiamo poi per cosa. Pedro Giuseppe Gasperini, sindaco di lavoro e formazione, salute e sicurezza. Beh, è una grossa emozione vedere tutta questa gente. Una breve storia del gruppo: noi abbiamo cominciato tanti anni fa, non ieri, e ci abbiamo creduto. Questa è la dimostrazione della coerenza e della caparbietà di questa lista. Una lista che è stata formata molto tempo prima delle elezioni, è stata presentata una lista e un sindaco solo, e la lista ha preso più voti di tutte le altre. Hanno dovuto mettere 4 o 2 liste per contrastarci, non ce l'hanno fatta. Noi siamo qui, ed è veramente la nostra felicità. Io volevo dire brevemente una cosa, che mentre montavamo il palco oggi un mio amico mi ha detto: molti dicono se votate 5 Stelle voterete il buio. Non è vero, si sbaglia. Quando andremo lì accenderemo la luce e vedremo che cosa hanno fatto. Aiutateci, noi siamo il cambiamento. Grazie. Grazie Pedro. Ernesto Liberati. Ernesto si occuperà di attività produttive, turismo, informazione, sport e cultura, informatizzazione. Hai visto, eh? Grazie a tutti. Beh, devo dire che prima cosa vorrei che vi faceste un applauso a voi stessi, perché qualunque di voi ha messo solo una croce sul nostro simbolo ha votato se stesso. Perché votare movimento significa votare il cittadino. Io non faccio il politico di professione, io faccio un'altra professione. Parrucchiere! Bravissimo! Ho messo a mia disposizione, a disposizione di tutto il gruppo, tutti gli studi che ho fatto, ho girato, ho visitato altri paesi e quindi ho fatto insieme ai ragazzi un programma per il turismo, un programma comunque per le attività produttive che mi toccano, diciamo, in prima persona. Tante volte quando giro mi fanno, lo so, però sai, voi non dovete dire che il PRG non lo accettate, magari cambiate, dite qualcos'altro. No, no signori, noi siamo contro questo PRG. Questo PRG va a distruggere questo paese. Io sono nato qui e sinceramente non l'ho mai visto così. Non l'ho mai visto, sono stanco perché ho dei bambini, non so dove portarli, devo andare a Trevignano per fargli vedere qualcosa. E allora costruiamo ancora, di cosa? Abbiamo persone che non hanno l'acqua, un giorno sì, un giorno no, non hanno l'acqua, non riescono a farsi una doccia la sera una persona torna da lavoro stanca, vuole farsi una doccia e poi mettersi a letto, non se la può fare perché non c'è l'acqua, e andiamo a costruire ancora. È questo che deve far capire alle persone, che serve una programmazione,
Non si può dire ok, mettiamo altri 5.000, 10.000, 15.000 abitanti. E cosa gli diamo a questi abitanti? Cosa gli diamo? Che servizi diamo? Se non riusciamo neanche a colmare i servizi che abbiamo adesso. È lì che mi arrabbio. Ci hanno chiamato strilloni, sì. Perché quando una persona, scusatemi il termine, è incazzata, strilla. Perché le tasse le paghiamo tutti e se pago le tasse voglio il servizio. E allora, noi non siamo contrari al PRG, perché secondo noi un PRG serve al paese, ma servono scuole, servono parchi, ci sono altre cose che costruire, serve un'edilizia comunque comunale. Servono delle strutture comunali, un teatro, ma se io nel piano regolatore non ci metto un teatro, dove lo costruisco? Che faccio? Tutte le esigenze. Comunque vi ringrazio e mi auguro comunque che tutti quanti vi mettiate una mano sul cuore, guardatevi intorno e decidete di votare il Movimento 5 Stelle. Ce la faremo tutti insieme. Grazie Ernesto. Antonio Fioroni, lui è il ragazzo del movimento, si occuperà delle politiche giovanili e è il più piccolo, ma non il più piccolo. Buonasera, buonasera a tutti. È bellissimo essere di nuovo qui stasera, perché sembra un miracolo, sembrava impossibile, ma siamo al ballottaggio, siamo un gruppo di poco più di una dozzina di persone, semplicemente stanchi ed arrabbiati, che hanno cominciato a studiare norme, il TUEL, a fare proposte. Inizialmente eravamo sempre ignorati, non venivamo ascoltati, poi man mano, mattone dopo mattone, sempre più persone hanno cominciato a seguirci, a darci una mano, che è stata una mano molto utile a noi, e ora siamo al ballottaggio avendo superato quegli stessi che ci ignoravano. E questa è già una grande vittoria, ma questo non può bastare, perché non può finire così. Questo paese è bellissimo, ha bisogno di un cambiamento radicale ed ora siamo di fronte a un bivio: o cambiare veramente oppure far sì che tutto si ripeta da capo per almeno altri 5 anni. Poi Sabrina per me è la persona ideale per far sì che questa avventura sia vittoriosa. Lei per noi e soprattutto per me è sempre stata un esempio, è stata sempre la prima a studiare, è sempre la prima a spronarci, e fidatevi che non è facile arrivare dove siamo arrivati adesso. Quindi vorrei concludere ringraziando Sabrina per la fiducia che ha sempre dato a me in prima persona e per la forza che ha sempre dato a tutto il gruppo, e possiamo farcela. Grazie. Alessandro Virgili si occuperà di SCEC e associazionismo. Buonasera, prima cosa voglio ringraziare tutti quanti, quelli che ci hanno votato e quelli che ci voteranno in più rispetto all'altra volta. Perché dico questo? Perché sono sicuro che molta gente voterà, perché ha capito che votando noi è come se votasse loro stessi. Noi saremo gli amministratori di tutti, anche di quelli che non ci hanno votato, perché il bene comune viene prima di tutti, quindi non dobbiamo fare gli interessi di nessuno, siamo con le mani libere. E il momento che facciamo un interesse del comune, abbiamo fatto anche un interesse a noi stessi, perché noi lo viviamo sto comune, ci stiamo dentro. Quindi è inutile fare per pochi e danneggiare molti, ormai non serve più. Ci hanno detto che siamo incompetenti, ma se la competenza è questo risultato, strade, scuole, i servizi, Roma con tutti i miliardi, allora se ci mettevano papere nel topolino forse avrebbero fatto meno danni, perché almeno non rubavano. Ecco, quindi io non ho, questo discorso dell'incompetenza ormai è superato, è obsoleto, è solo per quelli che non vogliono capire, oppure che fanno finta di non capire che siamo l'unica forza possibile per cambiare questo paese e questo Stato. Grazie a tutti. Emiliano De Rosa, scuola, istruzione, bandi e finanziamenti. Ciao, buonasera a tutti. Io volevo dire che noi qui abbiamo creato questa lista per fare in modo che potessimo cambiare questo paese e andare a ballottaggio. Per quanto mi riguarda,
non è stato un qualcosa di imprevisto. Cioè io ero convinto che ce l'avremmo fatta e sono ancora più convinto adesso che nonostante il divario siamo lì lì e se ci crediamo tutti ce la possiamo fare. E volevo spezzare una lancia per tutti coloro che hanno lavorato con noi come rappresentanti di lista, i seggi, hanno fatto tutti un grandissimo lavoro e siamo ancora più carichi di prima. E votate tutti Sabrina Anselmo. Grazie Massimiliano. Massimo Pier Domenico, manutenzione, trasporto, centro storico, cimitero. Buonasera a tutti e grazie. Per me è una grandissima emozione, non essendo abituato a parlare davanti a tanta gente, però ne farò coraggio. Io vorrei spendere due parole. Grazie. Vorrei spendere due parole degli interventi che farò sulle strade e sul cimitero, perché è una cosa abbandonata proprio. Le strade seguirò personalmente. Innanzitutto le ditte che parteciperanno nel rifacimento delle strade, occuperò soprattutto i dipendenti comunali, perché è una grande forza del comune d'Anguillara, e seguirò passo passo le ditte che interverranno nel rifacimento del manto stradale, così da azzerare i vari centimetri. Cioè se uno vince per 7 centimetri, 7 centimetri ci devono andare. Cioè, non è possibile che dopo un anno le strade siano peggio di prima. Voglio spendere due parole anche per quanto riguarda il cimitero. Mi impegnerò personalmente a riportare il guadagno del cimitero, perché il cimitero per il comune è una grande fonte. Se l'intervento viene fatto dal comune, cioè quei pochi soldi che vengono pagati i loculi vengono al comune, non sempre alle stesse ditte private. Questo mi impegnerò personalmente anche per garantire al cittadino che quando arriverà avrà un fornetto senza comprarselo prima. Mi impegnerò, grazie a tutti. Massimo, e adesso Silvia Silvestri, che si occuperà di ambiente, acqua pubblica, Marcellano e decoro pubblico. Grazie a tutti, grazie veramente a tutti che avete creduto in questo sogno in cui crediamo anche noi da circa 4 anni, che abbiamo fatto banchetti, abbiamo informato la gente, siamo stati qui, abbiamo portato proposte in comune, non siamo stati mai ascoltati. Grazie a voi tutti i cittadini, vi chiedo un ulteriore sforzo, il 19 andate a votare, votate il Movimento 5 Stelle, non votate queste persone. Queste persone fanno solo interessi privati, lo vediamo con l'acqua, lo vediamo con i rifiuti. I rifiuti, se oggi abbiamo questa situazione, è proprio per un contratto fatto da 9 anni, firmato proprio da colui che oggi si ricandida candidato sindaco e vuole rifare un altro contratto che era fatto con la CMS, alias 29 giugno. Mi dice qualcosa questo nome? Lo volevamo dare in mano a loro questo paese? Di nuovo? E allora votate Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle è vero cambiamento. Non dobbiamo più dare la possibilità a questi signori, 63 candidati, un proprio un'armata a Brancaleone che stanno già litigando sui posti in comune. È uno zoo! Cioè, basta! Se siamo qui oggi è perché voi credete in questo cambiamento. Aiutateci, il 19 giugno andate a votare, votate il Movimento 5 Stelle, votate Sabrina Anselmo. Grazie! Grazie Silvia! Prima di passare la parola a Sabrina, io volevo presentare il resto del gruppo. Maria Letizia Menghini, buonasera a tutti e benvenuti. Daniela Miceli, buonasera a tutti e grazie. Frediano Gelsomini, buonasera a tutti e grazie. Ciao a tutti, Alessia Pistola, grazie di cuore a tutti quanti. Grazie a tutti, Rosati Salvatore. Buonasera Barbara Esposito, grazie a tutti. E adesso Sabrina. Io vorrei introdurla soltanto dicendo che per me
entrare in questo gruppo è stato qualcosa di bellissimo. Io sono entrata che loro già erano in corsa da molto. Sabrina ha avuto dei grandi cambiamenti, è cambiata lei, ha dovuto vincere l'emotività, perché per lei tutto questo è troppo, troppe telecamere, troppe persone, però ce l'ha fatta. Lascio la parola. Grazie. Mi hanno ringraziato tutti e voglio ringraziarvi anch'io, perché questo sì, come diceva Pedro, è un sogno che anche Silvia lo diceva, cioè noi ci abbiamo creduto dall'inizio, 4 anni fa abbiamo cominciato e non ci siamo mai arresi, e oggi ci ritroviamo qui a chiedere, a ringraziarvi e a chiedere un ulteriore sforzo per il 19 di parlare con conoscenti, amici, per convincerli che il Movimento 5 Stelle può risollevare Anguillara per i prossimi 5 anni. Non possiamo più permetterci di temporeggiare. Adesso è il momento di prendere la decisione definitiva. Da una parte avete il centrodestra, da una parte avete un movimento, il Movimento 5 Stelle. Da una parte avete quello che è già stato conosciuto, dall'altra avete noi, dove abbiamo già dimostrato ampiamente che non esiste un'esperienza amministrativa. Anche oggi, in un confronto con il faccia a faccia con l'altro candidato sindaco, la critica per non votare a noi è stata l'inesperienza. Ho allargato le braccia, francamente, ho allargato le braccia, ho detto ci sono delle critiche che ci puoi muovere un pochino più moderne, anziché queste che stanno cominciando a diventare anche stantie. L'inesperienza ci ha portato a conoscere la legge elettorale in maniera anticipata rispetto ai nostri avversari. La legge elettorale, la nostra inesperienza ci ha portato a presentare candidato sindaco, lista dei consiglieri comunali e programma e lista delle proposte per i nostri assessorati in maniera anticipata rispetto ai tempi. E questo per dare la trasparenza che noi non promettiamo ma abbiamo sempre dimostrato. L'abbiamo dimostrata in questi 4 anni in cui, quando abbiamo urlato, l'abbiamo fatto per mettervi al corrente di quelle informazioni, di manovre che accadevano là dentro, i cittadini ne erano all'oscuro. Ricorda, c'è Ato 2, quando arrivò l'ingiunzione di passare con la privatizzazione dell'acqua, siamo stati noi ad informare i cittadini. Successivamente il comune si è mosso, ci siamo affiancati al comitato acqua pubblica per informare sull'arsenico. Area metropolitana stava rinvenendo nel silenzio più totale il passaggio e noi ci siamo scesi in strada a raccogliere le firme con voi, e con voi abbiamo cercato di bloccarla, così come per richiedere un regolamento che disciplinasse referendum consultivi cittadini. 2700 firme rimaste morte all'interno del comune. Questa mattina durante il confronto ho detto abbiamo presentato una serie di progetti a capogruppo, qual è la sua posizione al riguardo? Mi ha risposto, poi le risponderemo. No, 3 anni fa l'ho protocollate. 3 anni fa c'è stato un silenzio assordante, abbiamo ricevuto un no comunque secco su proposte anche in futuro come il baratto amministrativo, assegno civico, perché ai cittadini si chiede solamente ma non si deve dare, perché dare una cosa in cambio di un'altra assolutamente no, chiediamolo questo circuito. Il cittadino dà all'amministrazione in termini di aiuto, ma il cittadino è anche giusto che abbia qualcosa, altrimenti come invogliamo il cittadino a partecipare alla vita pubblica? Piano regolatore. Sì, è vero, mi sono sentita dire più volte, ma voi dovete assumere una posizione più morbida. No, signori, anche su questo no, e non sto neanche alle prese in giro di chi dice che il piano regolatore tornerà diverso dalla regione. Non è che i tecnici della regione si mettono a elaborare un piano regolatore diverso per Anguillara Sabazia. I 10 anni che sono passati era perché mancavano dei documenti che potessero consentire il passaggio del piano regolatore, sono serviti per farli e poi mandati in regione. Il piano regolatore che arriverà, loro sanno benissimo che cosa contiene. Non ci sono le scuole, un pezzettino per fare le scuole medie, che ci facciamo? Voi aumentate le unità abitative ad Anguillara Sabazia, le scuole già non bastano e ci facciamo un pezzettino di scuole medie? No, noi vogliamo vedere aumentato il patrimonio comunale, perché un comune ricco rende ricchi anche i propri cittadini, e su questo che dobbiamo investire. Noi ci siamo molto preparati, come dicevano prima, abbiamo studiato molto. Questa inesperienza che forse avevamo all'inizio ci ha sempre resi
più meticolosi nello studio, nel nostro modo di affrontare ogni tematica, regolamento, per paura di fare brutte figure, per paura di dare informazioni sbagliate, ci ha portato sempre a essere perfezionisti, a andare a controllare proprio al millimetro quello che facevamo e dicevamo, e il risultato è stato il nostro programma, un programma fattibile che oggi è stato anche identificato con che contiene idee strambe, perché le scuole, il baratto amministrativo, la trasparenza amministrativa sono idee strambe per questi signori, un ciclo dei rifiuti che possa essere gestito come una cosa pubblica sono idee strambe, e questo mi sono dovuta sentir dire, idee strambe, no, basta guardarsi intorno se vogliamo essere un pochino più moderni, competitivi, guardare anche le altre realtà comunali al di fuori di noi che cosa stanno facendo, perché le cose sono possibili se c'è una volontà politica a volerle fare, e questa volontà fino ad oggi è sempre mancata. Concludo oggi, come detto l'altra volta, rinnovo, non è per noi questa data del 19 potrà segnare l'inizio insieme a voi per un rinnovamento completo di Anguillara Sabazia, o comunque segnerà l'inizio di un nuovo percorso in un altro ruolo, ma comunque vada non faremo passare una sola cosa, perché noi continueremo la strada intrapresa, perché non molliamo, perché ad Anguillara noi ci viviamo, e se vuoi stare bene ad Anguillara devi anche sentirlo questo territorio, devi essere pronto a lottare per esso, e noi questo l'abbiamo già cominciato di percorso e lo porteremo avanti. Il 19 giugno abbiamo la possibilità, non sprechiamola, perché questo è un risultato storico e voi lo sapete, è la prima volta che una lista unica si presenta alle elezioni ed ottiene un risultato del genere. 4 da una parte e 2 dall'altra. Non sprechiamo questa possibilità, signori, tutti insieme, perché saremo noi e voi dentro quel comune, noi e voi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, il nostro modo di lavoro non cambierà di un millimetro. Insieme possiamo farcela, grazie. E adesso, deputato Carla Ruocco. Grazie. Grazie, intanto voglio subito dire che stare vicino ad una donna così mi rende, anzi a donne così mi rende incredibilmente orgogliosa, grazie, siete bellissime, ovviamente con tutta la squadra, in particolare Sabrina è la nostra candidata, quindi a lei rivolgo un'attenzione in più, che merita, perché io queste persone le ho viste battagliare tutti i giorni per il loro territorio con passione, con forza, con coraggio. È importantissimo il fatto che ci siano ancora in Italia, nonostante tutti i soprusi che abbiamo visto, nonostante i debiti, nonostante la corruzione, ci siano ancora persone così pulite che vogliono mettersi in gioco per salvare i loro territori, e questa occasione va colta. Perché noi tutti siamo quelle persone che dietro le quinte abbiamo portato avanti in questi anni difficilissimi questo paese. E adesso il vento è cambiato, si rassegnassero quelli che ci definiscono incompetenti, si rassegnassero quelli che ci definiscono sprovveduti, si rassegnassero le persone che pensano di metterci paura, che appartengono a quella vecchia, logorata classe politica che deve soltanto fare una cosa, prendere le valigie e andare via il prima possibile, perché già ci lascia una scia di debiti e danni da vergognarsi. Altro che dibattiti in televisione, altro che talk show, approfittano della nostra educazione, approfittano del nostro amore per la democrazia, perché non meriterebbero a volte delle risposte composte, certa gente. A Roma lasciano 14 miliardi e mezzo di euro di buco, è una città distrutta, con dei servizi allo stremo, con la tassazione elevatissima. E poi cosa propongono? La loro prima proposta sarà per il 2024, e fino allora cosa facciamo noi? Aspettiamo che i loro amici ottengano gli appalti eventualmente per le Olimpiadi,
ma per favore, ma vi rendete conto la pochezza, la mancanza di un programma, di una strategia, di un'idea di paese, di città? Noi siamo tutt'altro. Di che dicono, dove li prendete i soldi? Beh, i soldi li prendiamo dalle vostre grasse tasche, perché ci siamo cercati di avere dei parassiti. I soldi li prendiamo mandando a casa i parassiti, punto. Poi dobbiamo anche ovviamente spiegare, perché non siamo, come loro vogliono far credere, le persone che non hanno le idee chiarissime. Dobbiamo anche argomentare e spiegare quei parassiti, i soldi dove li hanno messi. Li hanno dati alle banche per fare dei favori, contraendo dei mutui sempre a tutto vantaggio, nelle condizioni sempre verso gli istituti di credito. Li hanno dati agli amici degli amici, assunti a pioggia là dove non c'era bisogno, dovunque. Hanno creato queste organizzazioni che sono i partiti politici, che pesano sulle nostre spalle centinaia di milioni di euro, 2,5 miliardi dal referendum, dal giorno in cui abbiamo detto no ai finanziamenti pubblici ai partiti, ci sono costati 2,5 miliardi perché hanno cambiato nome e li hanno cambiati rimborsi elettorali. Siete dei falsi! 2,5 miliardi dateli a noi, sappiamo dove metterli, nel nostro territorio, nel nostro investimento. Il Movimento 5 Stelle non costa nulla alle tasche dei cittadini, eppure fa politica, come facciamo noi, perché non lo fanno anche loro? Perché non restituiscono i loro stipendi? Perché parlano sempre del futuro e quando si tratta di presente fanno tutt'altro? Gente che non è più credibile. Ti dà 80 euro prima del voto e si prende 80 euro il giorno dopo del voto. Ma dove vuole andare questa gente? Ma soprattutto dove pretende di trascinarci? Noi non ci vogliamo più fare trascinare nelle cialtronerie di queste persone. E così anche per l'editoria, e così anche per le pensioni d'oro, e così anche per la pignorabilità delle nostre case, che basta un momento di difficoltà e tu perdi la casa perché la banca, se hai un mutuo con la banca ovviamente, perché solo le banche possono permettersi di non passare dal giudice per prendersi la casa. E allora ci siamo imbavagliati fuori alla commissione finanze, abbiamo fermato la commissione e le rate da 7 sono passate a 18. Perché noi ci rendiamo conto, perché noi siamo dalla parte di quelle persone che soffrono di queste condizioni. Loro sono dalla parte dei banchieri. E allora dove li vai a prendere i soldi? Li vai a prendere da quella gente, dai filo da torcere a quelle persone, non agli onesti cittadini che vogliono campare, vogliono vivere dove hanno il diritto di vivere, in maniera dignitosa, come meritano. E noi sappiamo benissimo che questi discorsi qualcuno li sente e si spaventa, perché dicono questi non scherzano, questi una volta che arrivano veramente vanno a vedere tutto, perché lo sanno come abbiamo fatto opposizione, come stiamo nei governi delle città dove già siamo arrivati, stiamo ripianando i conti, stiamo andando a vedere veramente là dove ci sono gli appalti che devono essere messi in trasparenza, dove ci sono di ridiscutere delle condizioni, dei contratti finanziari, delle condizioni di rapporti con le banche. Allora facciamo paura, e quindi devono ribaltare la frittata, cercano di far paura loro a noi, ma non hanno capito con chi hanno a che fare. Noi i messaggi glieli stiamo mandando tutti, se poi non vogliono capire sono fatti loro, capiranno in ritardo ma dovranno capire. Siamo sempre di più, abbiamo sempre più comuni, avremo sempre più comuni, sempre più rappresentanti di noi cittadini all'interno delle istituzioni, se ne facessero una ragione. Grazie, deputato.
E adesso Marta Grande. Grazie. Grazie, buonasera Guilara e grazie per essere uno dei 20 comuni che va al ballottaggio col Movimento 5 Stelle. Siete una piccola città, ma sicuramente uno dei 20 orgogli del Movimento 5 Stelle. Portate al ballottaggio una ragazza che effettivamente, come a Torino e a Roma, porta le donne in politica, in prima battuta, veramente ci stai mettendo la faccia. C'è da dire che da un certo punto di vista non li invidio chi va ad amministrare, soprattutto che si prende l'onore e l'onere di voler essere sindaco. Questo perché io sono di Civitavecchia, a Civitavecchia abbiamo un comune a 5 stelle e vi assicuro che non è facile quando delle facce pulite come Sabrina entrano in comune, perché faranno di tutto, sia se riusciremo a prendere il comune che all'opposizione, di tutto per fermarci, questo è assicurato. Si inventeranno qualsiasi cosa, inizieranno ad esserci scioperi, inizieranno ad esserci problemi sulle strade, nella manutenzione, qualsiasi cosa. Però c'è da dire una cosa, che il Movimento 5 Stelle punta su un fattore che gli altri partiti in realtà non hanno così tanto, è la condivisione, la partecipazione. E questa è la cosa che chiedo oggi a tutte le persone che sono qui, tutte le persone che vorranno votare il Movimento 5 Stelle e nello specifico Sabrina, quello di non allontanarsi, quello di partecipare, perché sarà difficile per loro una volta entrati in comune, sarà difficile spiegarvi, prima di tutto capire, ci vorranno dei mesi una volta arrivati all'amministrazione del comune per capire realmente come è lo stato del comune e della città. Una volta capito sarà difficile riuscire a comunicarlo e in quel momento avranno bisogno di voi, avranno bisogno di persone che si documentano, che passano dal comune e gli chiedono il cosa sta accadendo. E questa è la partecipazione del Movimento 5 Stelle. Non dateci il voto per poi girare le spalle all'amministrazione e dire risolvete il problema. Il Movimento 5 Stelle vuole un continuo dialogo con i cittadini. E questo è il motivo per cui, secondo me, in tante città abbiamo trovato un riscontro. Perché i cittadini vogliono partecipare adesso. Allora il mio consiglio, diciamo, per le persone che sono ancora scettiche è quello di fermare i consiglieri, fermare il candidato sindaco e chiedere che idee hanno su determinate questioni, chiedere del programma, informarsi sul programma, capire qual è lo sviluppo della città. C'è lo sviluppo della città. E nei paesi piccoli le persone tendono ad allontanarsi, andarsene. Nella mia città molti dei miei colleghi di scuola sono immigrati all'estero con delle lauree, non so neanche a dire cosa, estremamente specializzati, se ne vanno all'estero e la città diventa sempre più vecchia, la città non migliora. Allora c'è la possibilità di rimanere sul proprio territorio e migliorarlo e far sì che diventi qualcosa di meglio, no? La perla del lago. Lo sappiamo che Anguillara è uno dei paesini più belli del lago di Bracciano, per cui è inutile dire che basterebbe veramente poco per poter migliorare tutto, basterebbe veramente poco per portare tanto di quel turismo che c'è da Roma e da Civitavecchia che arrivano con le navi e di creare una sinergia per far sì che ci sia uno sviluppo reale di questi paesi. Allora io passo la parola adesso al mio collega, l'onorevole Alessandro. E agli altri candidati al sindaco, grazie. Campione! Campione! Buonasera a tutti. Campione! Campione! Siete in diretta, coraggio. Guardate che entusiasmo, qui siamo ad Anguillara San Basso per la Colbracciano. Che meraviglia, quante persone. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e grazie anche per la pazienza. Difficile poi da mantenere con questi odori di fritto che stanno arrivando. Solo io l'ho sentito, però. Fritto è incredibile.
sono 3 anni che combattiamo e siamo sempre di più e io sono fiero e orgoglioso. Se mi piacerebbe avere uno specchio qua, così ognuno si può guardare e vede facce festanti, piene di entusiasmo. Cioè alla fine questo non sembra un comizio politico, sembra proprio una festa dei cittadini che ci credono, che portano magari parenti anziani, portano i bambini, me li date, me li affidate come se fossi Tocker, non esageriamo, non esagerate, foto su foto, non esagerate che sti selfie sono renziani, ci fanno staccare dalla realtà, non esagerate. Guardatemi, insomma, è una meraviglia, questo è il movimento, non è merito mio, dei miei colleghi, neanche di persone eccezionali come Sabrina, come Silvio, come tutto il gruppo. Io sono veramente, quando ho saputo di notte, stavo lì al comitato del Movimento 5 Stelle, a che ora? Alle 6 del mattino, non ho dormito quella notte, che eravamo arrivati a ballottaggio all'Anguillara, sono stato proprio felicissimo, perché le conosco, sono 4 anni che a titolo totalmente gratuito e come volontari combattono semplicemente per lasciare una cittadina un po' più pulita di come l'abbiamo trovata. La stessa cosa che faremo con questa piazza. Magari c'è qualche scettico qua che dice ne ho sentiti tanti, però guardate la piazza, guardate i volti, guardate la speranza, guardate gli occhi felici, vedrete la piazza come la lasceremo più pulita di come l'abbiamo trovata. La stessa cosa avverrà con il comune di Anguillara Sabazzi, lo lasceremo più pulito di come l'abbiamo trovato. Altra cosa, lo dico sempre, ci sono centinaia di cittadini qua, centinaia di cittadini, ma e non c'è un carabiniere, non c'è un poliziotto, è incredibile, non c'è bisogno. Pensate se fosse venuto dalla Boschi qua. Ci stavano, ci sarebbero stati i cecchini là sopra, autoblindo, l'esercito, i sommozzatori della Marina Militare, della... Esatto. Però io ho capito che non è che la scorte, queste qui, devono difendere la Boschi dai cittadini, devono difendere noi cittadini dalla Boschi. È così, noi vogliamo, io voglio, scrivete ad Alfano, ditele che ognuno di noi vuole una scorta fino a che ci sarà Renzi a guardare il paese, perché abbiamo bisogno di una scorta. E questo è il, ribaltiamolo. Io sto in Parlamento da 3 anni, guardate, lo dico sempre, ci stanno soltanto poco di buono, là ci stanno pure persone oneste, o magari sono state pure qua in passato. Ma si fa parte, si entra nel meccanismo della politica, pensi che la politica è un lavoro, inizi a corromperti prima qui, poi la corruzione arriva dopo nel portafoglio, ma inizia qua, perché per mantenere un posto di lavoro, magari per loro è un posto di lavoro pagato 14.000 euro al mese, inizi a scendere a compromessi, in primis scendi a compromessi con la tua coscienza, poi magari con qualche lobbista che ti ha finanziato la campagna elettorale o con qualche mafioso di Mafia Capitale che ti ha finanziato la campagna elettorale, tu senza neanche rendertene conto, pure se sei armato dalle migliori intenzioni possibili, inizi appunto a corromperti, a contaminarti senza rendertene conto. Se ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano. Io sto spesso paragonando i privilegi che hanno i politici alla droga, perché in fondo è quello. Non so se qualcuno di voi ha provato la droga in vita sua, avrà detto la prima volta: io provo, non ci finisco in quella schifezza, io sono forte, io sono diverso dagli altri, a me non mi frega. Poi dai una sniffata e sei fottuto. La stessa cosa funziona in quel palazzo, tu pensi, magari entri con le migliori intenzioni, io non finirò come gli altri, poi per mantenere appunto quei privilegi diventi privilegio dipendente e inizi a giustificare l'ingiustificabile pur di mantenere quel posto appunto di potere. Come fa un tossicodipendente per rimediare una dose? Giustifica l'ingiustificabile. E allora per rimediare e mantenere quel posto a 14.000 euro al mese, lo status di onorevole della Repubblica, il carabiniere che si mette sull'attente quando entri alla Camera, il fatto che un commesso ti tratti come se fosse non so, un nobile della monarchia, tu inizi a scendere a compromessi con te stesso e giustifichi l'ingiustificabile. Inizi a pensare che quella non sia una mazzetta ma un regalo che ti fa un imprenditore per premiarti del tuo lavoro e quindi è qualcosa di normale. Inizi a pensare che quell'auto blu ti spetta di diritto perché tu sei un onorevole della Repubblica. Inizi a pensare che quello non sia un mafioso ma un tizio che dà lavori in un territorio, smuove l'economia e va in questo tutelato. Chi sono io per andare contro colui che muove l'economia? E ti autoconvinci di questo, è un meccanismo, è proprio così, funziona in questo modo, non è neanche colpa loro. Forse un po' di responsabilità ce l'abbiamo pure noi, che negli ultimi 30 anni i nostri disinteressi, il nostro essere facilmente manipolabili da questo sistema
mediatico che difende il potere ci ha reso un po' troppo passivi, forse un po' anche colpa nostra, che ci siamo disinteressati della politica, abbiamo pensato soltanto alla delega, io metto una X e vediamo questi che fanno. Non funziona più così, nel movimento non è così. Io preferisco un attivista in più che ci dà una mano per fare chiarezza su un appalto, su, per combattere contro l'acqua e l'arsenico in questi territori, che magari non vota perché dice io non credo alla democrazia rappresentativa, però credo in questa battaglia e vi do una mano, piuttosto di un cittadino che mette soltanto una X, incrocia le braccia e dice vediamo questi che fanno. La delega è finita. Sono 3 anni che stiamo contro tutto e tutti, non abbiamo mai violato un patto preso con i cittadini fuori le istituzioni. Diffidate da coloro che trattano i cittadini da elettori. I segretari di partito vanno in TV e dicono il nostro elettorato, ma quale elettorato? I cittadini fuori le istituzioni e i cittadini dentro. Nel caso i tuoi datori di lavoro, dato che i cittadini pagano gli stipendi ai politici. Iniziamo a entrare in questo meccanismo, in questa logica mentale. E Sabrina Anselmo, qualora diventasse sindaco di Anguillara Sabazia, sarà un dipendente dei cittadini di Anguillara Sabazia e avrà il dovere di rispettare i patti, i programmi presi con i cittadini al di fuori del comune di Anguillara Sabazia, che non sono elettori ma sono datori di lavoro di Sabrina Anselmo e di tutta la sua squadra e della squadra dei consiglieri. È questa la logica, è questo temono. Siamo un popolo informato, sovrano, che alza la testa, che non crede più alla menzogna, il Presidente del Consiglio che ormai le spara. Oggi ha detto 2 mandati e poi a casa, una cosa straordinaria. 2 mandati. Prima o poi lancerà il vaffadei. Si metterà una parrucca, non lo so, pubblica, poi dirà Belin, è straordinario. L'altro giorno mentre diceva entrerò nel partito con il lanciafiamme, tra l'altro pensate se questa frase l'avesse detta Peppe Grillo, entrerò nel partito con il lanciafiamme, proprio immaginavo proprio pagine e pagine di giornale, mentre lui diceva entrerò nel partito con il lanciafiamme, a Napoli nel suo partito entravano i carabinieri, ma non con il lanciafiamme, con un mandato di perquisizione per corruzione elettorale alcuni candidati del Partito Democratico. Pare che si stavano vendendo dei posti nel programma Garanzia Giovani, un programma fallimentare che non ha fatto trovare lavoro ai giovani, in cambio di voti. Cioè veramente è il voto di scambio di nuova generazione. Cioè scambiano qualcosa che noi stessi stiamo pagando con le nostre tasse. Una cosa incredibile, ma è questo, il Parlamento è questo. Per tanti mesi c'era a 30 metri dove stiamo seduti noi uno scranno vuoto perché l'avevano arrestato Franco Antonio Genovese del Partito Democratico, uno che si è rubato i fondi destinati alla formazione professionale dei giovani siciliani, qua dice che al sud non c'è lavoro. A 20 metri da noi c'è seduto l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, il fondatore si chiamava Raffaele Cutolo, lo conoscete, no? L'autista si chiama Luigi Cesaro, detto Cigina Purpetta, che è di Forza Italia. Quando entra i carabinieri si devono mettere sull'attenti. C'è il nuovo centrodestra che sostiene il governo Renzi e ci hanno più indagati che elettori. E Verdini modifica la Costituzione, uno che ha più processi che elettori. Incredibile questo paese. La normalità diventa anormalità e la normalità diventa normalità. Io giro per i treni regionali e sto attento a qualsiasi cosa faccio sul treno regionale perché chiunque mi fotografa. Sto sul treno, sulla metropolitana, vedo le persone e mi fotografo. Ma dico, ma perché dovete fotografare? Che c'è di strano? Ogni tanto, di solito vado col motorino, però ho fatto la revisione recentemente, non ce l'ho avuto, ho preso il 2 da piazza Mancini, piazza del Parlamento, ogni tanto la metro, le persone mi fotografano, poi vedo che questa foto gira al web, incredibile, di Battista, mi pare una cosa normale. Invece, quindi, la normalità diventa normalità, invece per loro è normale che magari per ottenere qualche cosa, un posto all'ospedale per un parente, tu debba conoscere un politico. Quello è una cosa normale, la raccomandazione, il voto di scambio, magari anche qua esiste il pagamento di una bolletta in cambio di un voto. È così. Io vi invito soltanto a farvi 2 domande semplici. La prima, già l'ho detto l'altra volta, domanda, pensate che coloro che provano a comprarvi per 2 lire prima delle elezioni vi venderanno ancora meno per meno dopo le elezioni, ci venderanno subito dopo. È normale. Le avete viste le schede elettorali anche qui ad Anguillara, no? Lenzuola giganti, un bordello incredibile per capire liste civetta. Il candidato del centrodestra quante liste c'aveva?
quattro liste, no? Perché? Perché devono aumentare il numero dei candidati, così aumentano il numero dei voti, perché magari qualcuno rimedia il voto del parente. Ora, i parenti non possono votare il parente alle elezioni, non esiste, la politica non è parentela. Uno coi parenti ci passa il Capodanno insieme, la Pasqua, ci va a mangiare sul lungolago, ma poi se ci vetta, ma ci pensate che poi, qualora dovesse diventare sindaco, costui che è supportato da così tante liste, poi dovrà dare qualcosa in cambio ai portatori di voti di quelle liste. Quindi basta criterio di meritocrazia, a te che mi hai portato il 2% ti do questo posto assessorato, a te ti do questo posto come dirigente, a te ti do questa vicepresidenza della commissione. Non c'è più il criterio della meritocrazia, del merito, della qualità, esiste il criterio della spartizione di potere, di poltroni in base ai voti che mi ha portato il tizio Caio, che fa parte di una di quelle liste collegate che sostengono questo candidato. Il movimento questo è, si presenta dunque con una lista, sempre la stessa. Quindi qualora Sabrina Anselmo dovesse diventare sindaco di Anguillara, dovrà rendere conto soltanto agli abitanti di Anguillara Sabazia. Non dovrà spartire poltrone con nessuno. Questo è il movimento. Idee logiche. Due mandati e poi a casa. Fare politica. Mi dicevano che la campagna elettorale poi è costata 2.000 euro. Si sono finanziati con le microdonazioni tutti gli abitanti di Anguillara Sabazia. Quindi non avranno lobbisti a cui render conto lì dentro, ripeto, l'unico lobbista saranno i cittadini di Anguillara Sabazia. Io questo lo dico dovunque, non avete idea le piazze che riempiamo. Io ieri ero a Ginosa, in Puglia, 10.000 persone, pure le quattro carabinieri, ero in Basilicata, giriamo tutta l'Italia, c'è un entusiasmo, ci siamo ripresi questo spazio, che è lo spazio, luogo comune, la piazza, dove esiste anche più difficile la strumentalizzazione, no? Quando invece rilascio un'intervista, io rilascio sempre meno, perché non c'è mai il titolo di un'intervista che rilascio, è sempre diverso dal contenuto. Io magari chiamo, ma chi avete scritto il titolo? I titoli non li faccio mica io, li fanno i titolisti, però non mi intervistano mai i titolisti, c'è sempre una politica legata alla manipolazione. Avete visto il TG1 di questi giorni? Veramente il PD1 si comporta in maniera incredibile, ma è normale. Io mi sorprenderei del contrario. Il Messaggero ogni giorno spara fango contro il Movimento 5 Stelle, contro Virginia Raggi, poi tu unisci i punti sempre. Cioè, a chi appartiene il Messaggero? A Caltagirò. Oggi il Partito Democratico era il partito Berlinguer, il partito di Caltagirò. A chi appartiene? A Caltagirò, il quale ha anche un pacchetto importante di azioni in Ascea, la municipalizzata che si occupa dell'acqua pubblica, il quale ha anche l'esclusiva sulla costruzione sui terreni di Tor Vergata che la premiata ditta Malagò e Montezemolo ha destinato per la costruzione del fantomatico villaggio olimpico nel 2024. L'esclusiva ce l'ha Caltagirò. Oggi ho letto su Repubblica, ogni tanto ci stanno questi personaggi politici, questi dinosauri che fanno endorsement al Partito Democratico pensando di garantire voti al PD, in realtà chiaramente se parlano loro e dicono sostengo il PD, un flusso enorme di cittadini vota il Movimento 5 Stelle proprio per Cassini. Pier Ferdinando Cassini dice se vince il Movimento 5 Stelle tragedia, forse per lui, 36 anni lo paghiamo. È stato con Andreotti, Berlusconi, Monti e Renzi. Ha detto che Totò Cuffaro in carcere per mafia era una gran bella persona e si è sposato la figlia di chi? Di Francesco Gaetano Caltagirone. Meraviglioso! È così. E dice se vince la Raggi. Io questi articoli li prendo e io li condivido. Guardate che ha detto Casini, è proprio il momento buono per fare il contrario di quello che dice Casini. Ma no, temono che cosa? Temono appalti pubblici trasparenti, temono l'acqua pubblica anche qui ad Anguillara, temono che gli appalti sui rifiuti vengano fatti rispettando la legge, temono la trasparenza del comune, chissà quello che potremo scoprire qui dentro, no? Ad Anguillara Sabazia, come hanno speso i vostri soldi, le delibere, le determine nascoste, se si sono comprati con i vostri denari magari qualche titolo tossico di una banca, fanno queste scommesse, i derivati si chiamano, scommesse sulle scommesse bancarie fatte con le banche, e se un comune fa una scommessa con la banca, ma chi dice? Il comune o la banca? La banca. È così, e l'hanno fatto sempre alla nostra insaputa, perché non c'è mai stata una forza politica come la nostra. Io veramente sono fiero, perché quando fai il tuo dovere, cammini a testa alta. Io veramente mi sto spendendo moltissimo in questi 3 anni, ho dato l'anima per il Movimento 5 Stelle. Però sono io che devo ringraziare voi, perché la soddisfazione di stare
nel Parlamento della Repubblica Italiana, grazie al Movimento, grazie a Beppe e Gianroberto che hanno avuto quest'idea, e poter alzare la mano e prendere la parola per difendere le idee in cui credo, vale tutto l'oro del mondo questa soddisfazione, vale tutto l'oro del mondo. E ricevo un affetto, marmellate alla albicocca, peperoni cruschi, olio d'oliva, ieri 5 litri di primitivo di Manduria, mi hanno fermato i carabinieri, mi sono entrato, onorevole dobbiamo portare qua, hanno visto tutto sto vino, tranquilli, l'ho dovuto lasciare in Puglia, un affetto, una signora ostia si è avvicinata e mi ha dato un integratore minerale. Io mai avrei pensato che un cittadino regalasse a un parlamentare pubblico l'integratore minerale. Coraggio, vedo che ti sforzi, coraggio, sai fare, prendine una dopo i pasti, incredibile. L'abbiamo già fatta la rivoluzione, l'abbiamo già fatta. Cittadini che si fanno Stato senza soldi, senza una sede, senza prendere un euro di rimborso elettorale, senza dover candidare condannati o portatori di voti, costruendo le leggi insieme a tutti i cittadini, perché se vi fosse la democrazia diretta ogni legge buona e giusta passerebbe. Pensate se ci fosse quello che noi vogliamo inserire in Costituzione, un referendum propositivo senza quorum, cioè si fa domani una votazione per decidere se abolire le pensioni d'oro, come voterebbero gli italiani? Una proposta di legge per abolire Equitalia, come voterebbero gli italiani? Una proposta di legge per cacciare i condannati dal Parlamento della Repubblica, come voterebbero gli italiani? Hanno paura del voto libero degli italiani, è per quello che li ricattano. Oggi Maria Elena Boschi, coniugata in Etruria, in Petrolia, ha detto in un'intervista: se dovesse vincere Chiara Appendino, perderà a Torino 250 milioni di euro destinati alle città della salute messi dal governo. Ma questo è un ricatto, bello e buono, di chi tra l'altro ha raggiunto un livello di disperazione incredibile. Ricattano, ma non è che ricattano il Movimento 5 Stelle, ricattano i cittadini e la loro libertà di voto. Io non ho mai chiesto i voti e non li chiedo manco oggi, però vi chiedo di andare a votare, anche perché il sistema, anche quella rasa bassa, ha qualche voto di apparato, comunque lo sposta sempre. Il nostro è tutto un voto di opinione, perché nessuno avrà nulla in cambio dal Movimento 5 Stelle a parte coerenza, serietà e rispetto del programma. Nulla in cambio. Per cui andate a votare. Io sono convinto che se manteniamo lo stesso numero dei voti nel primo turno ce la facciamo. E qua ce la facciamo, è una meraviglia. Questa città deve essere veramente riconvertita esclusivamente al turismo, all'enogastronomia, sagre su sagre, i prodotti meravigliosi che ci sono. Centro storico è una meraviglia, in pochi lo conoscono. Tanti romani non sono mai stati a vedere le bellezze del centro storico di quella rasa bassa, alla vista che c'è di quell'altra insenatura lì dietro al lago. Una cosa meravigliosa. Prodotti gastronomici eccezionali. La ricchezza unica del comune che sono gli abitanti di Anguillara Sabazzi. Ma io lo so, ci sono venuto tante volte. Mio padre mi portava lì a dar da mangiare alle paperelle. C'avevo dei pesci rossi che da ragazzino, non so quello che ci stava dentro il mangime, sono diventate delle carpe incredibili e non c'entrano più. Le abbiamo... Non so se queste cose ti dite che magari è... No, è una cosa ho fatto. Magari ci stanno delle specie, non sapete, no, nuove che stanno distruggendo. No, pesci rossi. Cioè io ci sono stato tante volte qui. Da ragazzetto, quando marinavo la scuola, con un mio amico Marco, prendevamo il motorino, facevamo la braccianese, il pericolo buche, pure mai come oggi, e andavamo al lago a Vigna di Valle, laggiù, no, vicino alla Renatica Militare. Questa è veramente una zona che conosco. Andavo lì al lago, mia mamma diceva: stai attento che il lago è pericoloso, non so perché. E tra l'altro è la stessa identica frase che mi dice oggi rispetto al Parlamento: stai attento che il Parlamento è pericoloso. Esatto. Dico: mamma, vado al lavoro, occhio. C'ha ragione. Frequento certi, è un ambientino, ve lo raccomando quell'ambientino, ve lo raccomando. Il Movimento ha prodotto delle manovre economiche, il reddito di cittadinanza, non lo vogliono approvare perché il voto di scambio verrebbe spezzato in un giorno se i cittadini avessero un reddito di dignità, per quello non lo vogliono approvare, una manovra che c'è in tutto il mondo. Supportiamo la piccola e media impresa, anche qua il centro storico deve rinascere, Anguillara Sabazia, grazie al sostegno della piccola e media impresa, perché il futuro è il motore, il futuro non è l'ILVA, le grandi opere, il cemento, le trivellazioni, ma di che cosa stiamo parlando? Il futuro è il turismo, l'enogastronomia, le rinnovabili, un piano energetico nazionale con un'altra manovra economica del Movimento 5 Stelle per uscire
poco a poco dal fossile, perché uscire dal fossile produce posti di lavoro. La quarta manovra economica del Movimento 5 Stelle è la Carta dell'Onestà. È una semplicissima proposta che raccoglie tutte le nostre soluzioni in materia di anticorruzione. Ce le abbiamo, siamo gli unici che, non dovendo difendere qualche corrotto, abbia le mani libere per poterle portare a termine e farle diventare leggi dello Stato. Vogliamo che se un politico venga convenisse condannato in via definitiva per corruzione, sarà impossibile per lui la ricandidatura in qualsiasi elezione. Si chiama Daspo per i corrotti, mi sembra una cosa normale. Vogliamo inserire il Daspo per le imprese. Se tu sei un'impresa che hai corrotto un politico per ottenere un appalto, non potrai mai più partecipare a gare pubbliche, mi sembra normale. Vogliamo inserire nella pubblica amministrazione degli agenti sotto copertura, agenti provocatori si chiamano, agenti sotto copertura delle forze speciali capaci di scovare i reati di corruzione dall'interno. Ciò, se avete visto quei film americani, ma è funzionato anche molto in Italia sui reati di narcotraffico e mafia, quei film americani, gli agenti sotto copertura che si infiltrano, devono ottenere la fiducia magari di un boss mafioso, le avete viste? Queste cose devono essere fatte anche nella pubblica amministrazione per verificare i reati legati alla corruzione che ci sono qui dentro, anche perché la corruzione ci costa 60 miliardi di euro all'anno, due finanziarie, e poi pensate che mafiosi senza i politici corrotti non avrebbero la forza che hanno. Questo è il Movimento 5 Stelle. Io penso che tutti voi siete del Movimento 5 Stelle, anche gli scettici, qualcuno che è venuto, qualcuno degli altri schieramenti che ha visto questa piazza gremita e si rende anche conto che loro non le riempiranno mai le piazze come le riempiamo noi. Costoro magari sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. Devono ammettere il fallimento, buttare giù delle barriere, delle sovrastrutture ideologiche che ci hanno soltanto inquinato la testa, destra, sinistra. Prima, signore, ma queste sono frasi bellissime, mi si avvicina, io ho sempre votato a destra in vita mia, mostro col Movimento 5 Stelle, subito un altro, io ho sempre votato a sinistra, mostro col Movimento 5 Stelle, si avvicina un altro, io so 30 anni che non votavo, sono tornato a votare grazie al Movimento 5 Stelle. Sono delle cose meravigliose. Il capolavoro del potere è dividere i cittadini, perché se fossimo uniti questi cialtroni li spazzeremmo via in 4 e 4 ore. Ci dividono ideologie diverse, guerre tra poveri, così non ci facciamo la guerra tra di noi per un osso mentre loro si sono succhiati tutta la polpa. Tipico del sistema del potere, appunto, trattarci in questo modo. E ci dividono ancora con queste categorie destra-sinistra. Un giorno noi siamo di destra perché non vogliamo le sanzioni alla Russia che colpiscono le imprese agroalimentari italiane. Poi torniamo ad essere di sinistra se vogliamo un reddito di dignità e un reddito di cittadinanza. Diventiamo di destra se vogliamo dire stop al finanziamento pubblico ai partiti. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo l'acqua pubblica. Siamo di destra se diciamo basta al finanziamento pubblico ai giornali. Quando governeremo neanche un euro delle nostre tasse finirà nei giornali. Ritorniamo di sinistra se al posto di un F-35 vogliamo costruire 140 asili nido in più, così si tutela la famiglia. Diventiamo di destra se diciamo stop all'IRAP, che è la tassa più iniqua e ingiusta, che colpisce neanche gli utili ma il fatturato, cioè colpisce l'imprenditore che vuole magari investire sulla propria azienda e assumere. Torniamo ad essere di sinistra se diciamo basta alla guerra in Afghanistan che ci è costata vite umane dei nostri militari e 5 miliardi di euro delle nostre tasse, nonché tanti tanti civili afghani. Diventiamo di destra se vogliamo abolire Equitalia, perché è diventata una società di strozzini legalizzati che funziona soltanto per succhiare e non permettere ai cittadini di metterli a punzi. Torniamo ad essere di sinistra se vogliamo. Non dicono mai se siamo di destra o di sinistra. In quel caso siamo del Movimento 5 Stelle, perché siamo gli unici che ci comportiamo in questo modo. Io vi ringrazio, vi chiedo soltanto una cosa: conquistiamo la fiducia dei cittadini, non chiediamo il voto, presentiamogli il programma di Sabrina, della sua squadra, del gruppo di Anguillara Sabazza, andiamo dagli scettici, spieghiamoli l'importanza di votare. Diciamogli soltanto quello che è il Movimento 5 Stelle. Non gli diciamo vieni a votare, no. Spieghiamogli con calma
e con estrema accoglienza, anche perché molte persone fanno fatica a mollare il partito tradizionale che hanno votato per tanto tempo. È come ammettere a se stessi un proprio fallimento. Io l'ho dovuto ammettere, io una volta ho votato il Partito Democratico, ho dovuto ammettere, Alessandro, hai sbagliato. Non è facile ammettere l'errore, no? Perché ti senti anche responsabile di esserti fatto prendere in giro da questi cialtroni. Per cui, anzi, vi ringrazio tutti coloro che per la prima volta hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. Avete dimostrato coraggio e questo coraggio lo ripagheremo con estrema serietà e senza mai tradire appunto questa fiducia che ci avete dato. Però l'estrema accoglienza la dovete, diciamo, dimostrare con amici e parenti, conoscenti, qui ad Anguillara Sabazia. Poco a poco, prendiamoci un caffè con qualche amico, spieghiamogli quello che è il Movimento, perché io sono convinto che qualora riuscissimo tutti quanti a far capire quello che è questa meravigliosa comunità, poi il voto al Movimento 5 Stelle sarà naturale. Io di questo ne sono convinto. Vi ringrazio. In bocca al lupo a Sabrina Anselmo, a tutti questi creatori, questi ragazzini che gioiscono, tutti che ridono. Non lo sanno che hanno 40.000 euro di credito pubblico e non se lo sanno. E se non vince il Movimento, tu quanti anni c'hai? 10. Andrà in pensione 87 anni, andrà in pensione. Se non vince il Movimento, ma vinceremo, sta tranquilla che vinceremo, è una meraviglia questa piazza. Ricordatevi gli occhi di ognuno di voi e cerchiamo anche di pensare che non siamo sudditi di questi quattro pezzenti che li dobbiamo ringraziare se ci danno le mancette e bonus elettorali. Siamo italiani, siamo un popolo sovrano che deve stare a testa alta a rivendicare diritti. Grazie a tutti, viva il Movimento 5 Stelle, in bocca al lupo Sabrina. In bocca al lupo Sabrina. Grazie a tutti, grazie agli onorevoli che sono stati qui con noi, grazie a tutti voi, la piazza è veramente piena e noi non siamo attori, noi non siamo abituati a stare in pubblico e quindi non è stato semplice, ma quello che ci ha mosso è stato proprio la volontà di condividere con voi l'inizio di un nuovo percorso, quello che ci vede coinvolti questa settimana per tracciare una nuova strategia e questa strategia ci serve a chiedervi votate per voi, ciao, grazie.